Ciao ragazzi, vogliamo invitarvi a trascorrere le vostre vacanze nella nostra città, Terracina. Naturalmente partiremo dalla nostra scuola e attraverso un breve viaggio tra le bellezze storiche e architettoniche della città romana e medievale approderemo sulle spiagge del nostro litorale. Andiamo! Di Terracina, il Foro Emiliano, l'attuale piazza Municipio. Qui hanno sede il Palazzo Comunale e la Chiesa Cattedrale di San Cesareo, Duomo della città. Naturalmente questo è un punto di ritrovo per cittadini e turisti che qui incontrano lo spirito e la storia della città. Infatti è ben visibile il bellissimo lastricato originale del foro, il tratto dell'Appia Antica che ripercorrendolo in direzione nord ci conduce ad ammirare i resti del teatro romano e il Capitolium, il tempio dedicato a Giove, Giunone e Minerva. Il foro, per gli antichi romani, era il luogo più importante di un centro abitato, nel quale si trattavano gli affari e dove si trovavano i più importanti edifici politici e religiosi. Il nome del foro deriva da Aulus Emilius, il magistrato che nel primo secolo commissionò la pavimentazione della piazza, dove incise il suo nome. Questa città inizia a piacermi, ma le testimonianze di epoca romana sono conservate in qualche museo? Certo, nel Museo Civico, situato nella Torre Frumentaria, realizzata nel XIII secolo, vi sono tutti i reperti ritrovati nel territorio di Terracina. Basta, basta! Mi è stata già sufficiente l'ultima interrogazione di storia. Sapete che vi dico? Mi è venuta una certa fame. Che cosa si mangia a Terracina? Lo chiediamo a Danilo Mastracco, presidente della condotta cittadina dello Slow Food, che ha sede nella Casa Torre degli Axo. Terracina ha sicuramente una grande tradizione nell'accoglienza e nella ristorazione. In città ci sono diversi ristoranti e osterie che sicuramente possono accontentare e soddisfare le esigenze anche dei più golosi e raffinati gourmet. I prodotti, sicuramente si inizia con una bruschetta con dell'olio extravergine di oliva cultivar Itrana, quello non deve mancare. Poi il pesce, degli antipasti di pesce, il gambero bianco di Terracina è un prodotto eccellente, un ottimo rapporto qualità-prezzo. Beh, un primo piatto che va per la maggiore è sicuramente lo spaghetto con le vongole, con i crostacei. E poi la tradizione dice la zuppa di pesce, anche se è un piatto unico e quindi sempre meno proposto. La stagionalità poi la deve far da padrona, insomma, stiamo a maggio e nel maggio è la fragola favetta di Terracina, la regina, diciamo così, della frutta. Quindi quella a tavola in questo periodo non deve mancare. Ora andiamo in uno dei luoghi più suggestivi e affascinanti di Terracina, il Tempio di Giove Anxur. Siamo sul Monte Sant'Angelo, la parte più avanzata dei Monti Ausoni, i quali proprio qui toccano il mare. Ecco, sulle sponde del Mar Tirreno, l'affascinante Pisco Montano, l'antico porto di Traiano ed il porto moderno. All'orizzonte, le isole pontine di Ventotene e Santo Stefano, Zannone, Ponza e Palmarora, il promontorio del Circeo. Sotto di noi la città moderna e il ben organizzato centro storico di impianto romano e medievale da cui siamo partiti. Sul Monte Sant'Angelo vi è la più antica costruzione votiva della città che risale al II secolo a.C. La parte più interessante è il piccolo tempio formato da 9 ambienti coperti da un soffitto a volta. L'edificio soprastante probabilmente serviva da dimora ai sacerdoti, preposti alla cura del tempio, oppure poteva essere un tempio minore. Nel primo secolo a.C., durante il consolato di Silla, l'intera area di culto venne ricostruita in forme più monumentali e venne eretta la cinta muraria, corredata da 9 torri circolari, a sbarramento dell'Appia Nord della città, per collegare il santuario con il centro abitato.
Ancora oggi non è stata identificata in modo univoco la divinità alla quale il tempio era dedicato. La tradizione vuole che il tempio fosse adibito al culto di Giove, Jupiter Anxurus, mentre di recente avanzava sempre di più l'ipotesi che potesse essere dedicato a Venere. Facciamo un giro nella città medievale e costeggiando la casa torre della Salita Castello, Palazzo Vinditti e le Domus Gotiche di Via La Palma, di Piazza Cencelli, di Corso Anita Garibaldi, saliamo sul camminamento delle mura di difesa erette attorno al X secolo, quando anche Terracina vi fu il fenomeno dell'incastellamento attuate dalle famiglie nobili che dominavano la città. Oggi il cammino di Ronda delle Sentinelle è una via pubblica e le torri di guardia abitazioni private. A proposito di torri, la torre più alta della città è la Torre Frumentaria o dei Rosa. Ma la chiesa più importante di Terracina è la Cattedrale di San Cesario, patrono della città, consacrata nel 1074. L'esterno è formato dal portico con 6 colonne romane, alle quali furono aggiunti i capitelli e le base, decorate con animali diversi. Sull'architrave destro rimane il fregio musivo, risalente alla prima metà del 200 e costituito da figure allegoriche che alluderebbero al messaggio di salvezza contenuto nella parola di Dio. L'interno è diviso in 3 navate ed è il risultato della commissione di stili di diverse epoche. Alla fase duecentesca appartengono il magnifico pavimento in opera cosmatesca, il pulpito e i 2 ciboli, elementi architettonici a forma di baldacchino degli altari laterali. Al 700 il baldacchino sull'altare maggiore, l'edificazione della copertura avvolta e la trasformazione delle cappelle laterali operate dalle più importanti famiglie terracinesi. Una delle famiglie più importanti che hanno dominato Terracina nel Medioevo è quella dei Frangipane, a cui si deve l'omonimo castello, eretto nell'XI secolo. La spiritualità medievale è invece rappresentata dalla chiesa di San Domenico, d'architettura cistercense, con un meraviglioso rosone, realizzato con archi intrecciati sorretti da colonnine. L'interno è a navata unica, con transetto e coro rettilineo. La chiesa e il convento di San Francesco pare siano stati fondati dallo stesso santo di Assisi nel 1222. Uno dei luoghi più inquietanti e carichi di mistero è la chiesa dell'Orazione e Morte o del Purgatorio, costruita alla metà del Settecento. La chiesa del Purgatorio costituisce l'unico esempio di architettura religiosa tardo-barocca della città a pianta centrale. Sulla sua facciata, decorata da uno scheletro con la falce, vi è la scritta in latino «Oggi a me, domani a te», antico monito sulla caducità della vita. La chiesa era la sede della Confraternita della Buona Morte, un'associazione di cittadini che promuoveva opere di carità in favore dei morti, raccogliendo quelli lasciati insepolti o abbandonati nelle campagne, e dei vivi, sostenendo le famiglie incapaci di provvedere alla sepoltura dei propri familiari o predisponendo le condizioni perché ciò avvenisse. Davvero questa chiesa suggestiona la fantasia popolare? Evoca il mistero, i fantasmi. Chi lo sa se esistono davvero i fantasmi a Terracina? Trasferiamoci nella città nuova.
dove Terracina esprime la sua vocazione di città marinara, con il porto, le vie dello shopping e il divertimento. E dove vi è soprattutto il magnifico litorale, meta turistica tutto l'anno. Sono tantissimi i lidi che accolgono i bagnanti e i locali dove prendere un aperitivo, cenare e divertirsi la sera. Terracina, d'estate, diventa la città della vita in spiaggia. Tutto l'anno vi è sempre un evento per venire da noi. Ad aprile la Pedagna Longa. A maggio la festa di San Silviano. A giugno la sagra della Fragola Favetta. A luglio la Madonna del Carmine, che esprime l'anima marinara e religiosa della città. Ad agosto il torneo internazionale di beach soccer. A settembre la sagra del Moscato. Ad ottobre si può assistere ad una tappa del campionato mondiale offshore. E a novembre vi è la festa del santo patrono della città, San Cesario.